Yeah.
For some of you, it might not be relevant, and for others, it might be very relevant. Prima di iniziare, volevo fare un annuncio. Per qualcuno di voi può essere più rilevante, più importante, per altri meno. I just received sad news. Ho appena ricevuto la triste notizia. A very, very dear devotee to thousands of people around the world has just left his body last night. Un devoto molto caro a migliaia di devoti ha lasciato il corpo questa notte. He's actually my disciple. In realtà è proprio un mio discepolo. From London, his name is Janakinath Prabhu. Il suo nome è Janakinath Prabhu. He came here many times. È anche venuto qui diverse volte. And he participated with many of the activities here. E aveva partecipato anche a diverse attività qui. But one quality about Janakinath Prabhu, which is what everyone really loved him for. Ma una delle qualità particolari di Janakinath Prabhu per cui veniva amato da tutti. Completely non-envious. Era completamente libero dall'invidia. Not a speck of any envy in his whole life practically. Non aveva neanche un briciolo di invidia per tutta la sua vita. And those who knew him, you could walk up to him and you could talk to him and he would be your friend in a minute. It doesn't matter who you were. He was so open to everyone. He loved everyone. He had that natural love. Chiunque poteva andare da lui, parlare con lui e avercelo immediatamente come amico. And his glories are
unlimited. E le sue glorie sono illimitate. But I don't think it would be appropriate for me to spend the class speaking about him, because maybe you don't really know much about him. But I just want to request all the devotees to pray for his, you know, sweet journey back to the spiritual world. Quindi non voglio dedicare tutta la lezione a lui, però vorrei che tutti voi mandaste le vostre preghiere perché faccia un buon ritorno a casa. And he was only 36 years old. Aveva solo 36 anni. He was fighting cancer for 5 years. E stava combattendo contro il cancro da 5 anni. We knew he was going to leave, but it was kind of unexpected to happen so soon. Sapevamo che se ne sarebbe andato, però è arrivata un po' inaspettata questa notizia della sua partita. So I just want to humbly request all the Vaishnavas to offer their prayers to the lotus feet of the Lord for his quick, speedy journey back to the spiritual world. Quindi vorrei chiedere a tutti i Vaishnava presenti di offrire le loro preghiere perché lui possa avere un viaggio, un rapido viaggio di ritorno a casa nel For mondo spirituale. For me it was a great loss because, you know, even you're not supposed to have favorite disciples, but sometimes you do. Per me è una grandissima perdita, perché anche se si suppone che non ci siano devoti, dei discepoli favoriti, ma per me lo era. Because of their qualities, because of their devotion, because of their service. Dovuto alle sue qualità, alla sua devozione, al suo servizio. So he was practically the person that I spent much time with traveling, preaching. He was helping me as a personal assistant, but he was also giving classes and inspiring devotees. Praticamente è il devoto, il discepolo con cui ho passato più tempo, che è stato quello che mi ha assistito più a lungo come servitore, ma anche lui faceva lezioni, ispirava i devoti. So, just my humble request is, just, maybe you don't know him, but just offer some prayers for Janakinath Prabhu, who is a very special devotee. Quindi la mia umile richiesta, anche se non lo conoscete, e offrite le vostre preghiere a questo speciale devoto. Special because of his devotion, because of his Vaishnava qualities were so outstanding. Speciale per la sua devozione, perché le sue qualità Vaishnava erano così prominenti. So, thank you. Grazie. So I guess after hearing the news, I'm not sure what I should speak on, but I'll try to speak on something. Dopo aver sentito questa notizia, non so che cosa dire, però cercherò di dire qualcosa. I see, Radha Ranja Sundar Ki Jai. So, Lord Chaitanya, Omagyan Timirandasya Gira Jira Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Prasthyatya De Satarine Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Sivasiri Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhavacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo. In the Chaitanya Charitamrita, there is a very interesting and very deep discussion between Sri Ramananda Roy and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nella Chaitanya Charitamrita c'è una conversazione molto profonda e interessante fra Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu. And in that discussion, after Lord Chaitanya asks
Ramananda Roy, what is the perfection in devotional service? E durante la conversazione Chaitanya Mahaprabhu chiese a Ramananda Roy qual è la perfezione del servizio devozionale. And Ramananda Roy, he's just giving the Lord different levels of practice of devotional service, and finally he comes to the highest mood, the gopis in Vrindavan. Ramananda Roy diede varie opzioni, vari livelli di devozione, e alla fine giunse al servizio d'amore delle gopi di Vrindavan. And then he goes to the essence. E poi andò all'essenza. Srimati Radharani. A Srimati Radharani. Topmost of all devotees. She is the Lord and at the same time the best of all devotees. Alla migliore di tutti i devoti, lei è il Signore, ma anche la miglior servitrice del Signore. And then the Lord asks him different questions. E poi Chaitanya fece diverse domande. And one of the questions he asks him, what is the greatest unhappiness? Una delle domande che il Signore Chaitanya fece a Ramananda Roy fu: qual è la più grande causa di infelicità? And Ramananda Roy says, I know no greater unhappiness than separation from the Vaishnavas. E Ramananda Roy disse, io non conosco nessuna sofferenza più grande di quella della separazione dei devoti. Sarusanga, sarusanga, sarvasastri hoi, lavamatta sarusange, sarvasiddhi hoi. That one moment association with the great soul, and one is immediately transferred to the perfectional stage. Anche solo un secondo in compagnia di una grande anima ci trasferisce immediatamente a livello spirituale, a livello della perfezione spirituale. Krishna investes all his mercy in great souls. Krishna investe tutta la sua misericordia nelle grandi anime. And one who associates with and serves a great soul, great service is done. E chi si associa con loro, chi serve queste grandi anime, compie un grande servizio. Sushrashradana siya vasudeva kataruchi shanmayat seva vipra purnya tirtana sevana. This is spoken by Sutta Goswami when he says, those who engage in service to the great souls, great service is done. And by such service, one gets an affinity to hear the message of Vasudeva. Sutta Goswami dice che coloro che si impegnano al servizio delle grandi anime fanno un grande servizio, e questo servizio porta a sviluppare un gusto, un'attrazione per l'ascolto del messaggio del Signore. So there's no higher service than serving great souls. Quindi non c'è un servizio più grande di servire le grandi anime. Serving Krishna is not even as high as that. Neanche servire Krishna è più elevato di questo. We think, well, you know, Krishna Bhakta, but service to the Vaishnavas is even higher. A volte parliamo dei devoti di Krishna, Krishna Bhakta, ma servire i suoi devoti è ancora più elevato. Why? Perché? Because Krishna loves his devotees. Perché Krishna ama i suoi devoti. The love for Krishna for his devotees is hard to understand. L'amore di Krishna per i suoi devoti è difficile da capire. In the story of the four Kumaras, when the four Kumaras were traversing through the higher realms, they actually came to the spiritual world, Vaikuntha. E c'è la storia di quattro Kumara che, viaggiando per l'universo, alla fine giunsero alle porte di Vaikuntha. Four boys, very young, 4 years old actually. Ed erano quattro bambini di 4 anni. Incarnations of transcendental knowledge. Che erano l'incarnazione della conoscenza trascendentale. And they were just walking freely through the different gates of Vaikuntha. There's 7 gates. E stavano avviandosi liberamente attraverso le 7 porte di Vaikuntha. But then when they came to the last gate, they met some resistance. Ma quando arrivarono all'ultimo cancello, trovarono una resistenza. 2 gatekeepers, Jai and Vijay. I 2 portieri, Jai e Vijay. They blocked them. Where are you going? Who are you? You can't come in. Li bloccarono, gli dissero, chi siete? Cosa siete venuti a fare?
They got angry. E loro si arrabbiarono. They were so eager to see the Lord. Perché erano così desiderosi di vedere and il Signore. They were being blocked. Ed ora erano stati bloccati. This caused great anger. E questo causò loro una grande collera. So they cursed Jaya and Vijaya. E così i Kumara maledirono Jaya e Vijaya. When the news got to Narayan, ma quando questa notizia giunse a Narayana, sometimes Narayan, when he travels, he gets on Garuda. A volte quando viaggia, Narayana viaggia su Garuda. But when he heard what was happening at the seventh gate, he didn't take help from Garuda. He came immediately. Ma quando sentì cos'era successo alla settima porta, non si avvalse dell'aiuto di Garuda, andò a piedi personalmente. And he, you know, the situation was being discussed. E questa situazione venne discussa. And the Lord could see that his devotees were offended. E il devoto vide che i suoi devoti erano stati offesi. And the Lord said something that is really powerful. Il Signore disse una cosa veramente molto forte. He was really disturbed that his devotees got offended by other devotees who were also great souls. Era veramente turbato che i suoi devoti fossero stati offesi da altri devoti che erano anche loro grandi anime. He said that I would cut off my arms just to serve my devotees. Il Signore Narayana disse: io sono pronto a tagliarmi un braccio per servire i miei devoti. My devotees are so dear to me. I miei devoti mi sono così cari. Lakshmi, Brahma, Shiva, and he went down a whole list. There's not as dear as the pure devotees who give their life to serve the Lord. Lakshmi, Brahma, Shiva, e fa tutta una lista. Non mi sono altrettanto cari dei miei devoti che mi hanno dedicato la vita. How dear are the devotees? Quanto sono cari i devoti? But sometimes we think, well, that's the pure devotee. Ma a volte pensiamo che questo si riferisca solo ai puri devoti. But, you know, what about the ordinary devotees? Ma chissà, chi considera Parabhati un, fra virgolette, devoto ordinario? But who's ordinary? Ma chi è ordinario? That's speculation. Questa è una speculazione mentale. Anyone who comes to Krishna conscious is not ordinary. Chiunque venga alla coscienza di Krishna non è una persona ordinaria. Krishna consciousness takes many, many lives. Per arrivare alla coscienza di Krishna ci sono volute molte vite. And to be born in this movement is very special. Ed essere nati in questo movimento è molto speciale. So the devotees are, everyone is worshipable. Quindi fra i devoti tutti sono adorabili. When Prabhupada was talking about becoming the servant of devotees, he made something really interesting. He made a nice, interesting statement. Una volta Prabhupada, parlando del servizio ai devoti, fece una dichiarazione molto importante, molto interessante. He said, servant of the servant of the servant of the servant. Then he said, 100 times removed. Disse, servitore del servitore del servitore del servitore, 100 volte lontano. In the material world, people want to be master. Nel mondo materiale tutti vogliono essere i padroni. They want to have people serving them. E vogliono che gli altri servano loro. They want to be in control of others. Vogliono avere controllo sugli altri. That is the satisfaction of the false ego. Questa è la soddisfazione per il falso ego. And it's the epitome of material degradation. Ed è proprio il sintomo della degradazione materiale. But the devotee knows, I want to become a servant. Ma un devoto vuole diventare un servitore. Because that's not a nice word sometimes, you know, like servant. Well, it means like somebody who's just, you know, insignificant, useless. Anche se a volte questa definizione servitore può sembrare insignificante e degradante. But that's material. In the spiritual world, the more you become servant, the higher you are. Ma questo è a livello materiale, ma nel mondo spirituale più diventiamo servitori e più elevati siamo. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. This was a very amazing pastime. It was called the Mahaprakash Lila. Questo è un passatempo
stupefacente che si chiama Mahaprakash Lila. Lord Chaitanya, he would like to be called, you know, the Supreme Lord. Il Signore Chaitanya non voleva che lo chiamassero Signore Supremo. And he would always block his ears. E sì, quando lo facevano si tappava le orecchie. But then one day, ma poi un giorno completely changed. Cambiò completamente. Came to the house of Srivas Thakur. Andò a casa di Srivas Thakur. Said, Srivas! E disse, Srivas! I'm here! Sono qua! Worship me! Adorami! Boy, the devotees got excited. Wow. Allora, tutti well, i devoti... Everybody was thinking, finally, we get a chance to worship. E tutti i devoti andano in estasi. This is what we've been praying for. Dissero, finalmente. He's always avoiding our worship. Now he's giving us... Finalmente. So everyone was so happy, they couldn't wait. They were just running, grabbing everything they could use for worship. Abbiamo pregato così tanto che arrivasse questo giorno che possiamo tutti... e riunisci ad adorare il Signore Chaitanya. Lord Chaitanya took all the shalagrams off the altar, sat on the altar and put the shalagrams on his lap. E Signor Chaitanya prese tutte le shalagram shile dall'altare, si sedette sull'altare e se le mise sulle ginocchia. And then immediately Nityananda appeared. He just happened to be there. And he put an umbrella over the Lord's head. And then they sang the Gaur Arti song. That particular pastime is the origin of Gaur Arti. Immediatamente arrivò il signor Nityananda che passava di lì per caso e mise subito l'ombrello sulla testa del signor Chaitanya e quello è il Gaur Arti che cantiamo tutte le sere. Then bathing. E poi ci fu il bagno. They had a beautiful bathing ceremony. Una bellissima cerimonia del bagno. The devotees were running to the Ganga. I devoti correvano al Gange. Filling big pots full of water. Prendevano dei vasi pieni d'acqua. And then they were making a line all the way from where Lord Chaitanya was, all the way to the Ganga. E facevano un passamano, una fila che dal Gange arrivava direttamente a Signore Chaitanya. And they were passing the pots. E si passavano i vasi d'acqua. Filling it and passing it up. E se li passavano uno con l'altro. And Lord Chaitanya was there. He was just getting bathed, and you know they're singing Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusham Bhajami. So beautiful, and everyone was just feeling so much love and devotion, and the bathing was going on. Lord Chaitanya was very grave. E mentre lo bagnavano cantavano questa canzone del Govinda e tutti erano così felici e il signor Chaitanya era così grave, assorto. And then, when the bathing was over, poi quando il bagno finì, they supplied the Lord with dry clothes. Portarono al Signore degli abiti asciutti. And then the Lord said, he called Srivas over. E allora il Signore chiamò Srivas. Srivas. E disse, Srivas. I see that there is this elderly lady. She's standing in the Ganges and she's been filling all the pots and giving it to the devotees. Who is she? Ho visto quella devota anziana che è lì, è stata tutto il tempo nel Gange a riempire i vasi d'acqua. Chi è? And Shiva said, she's my maidservant. E Shiva disse, è la mia servitrice. What's her name? E come si chiama? Duki. Si chiama Duki. Duki? Duki? Duki means sad. Duki significa triste. I'll give her a new name. Le darò un nuovo nome. She's now known Suki. D'ora in poi sarà Suki. So he blessed her. Quindi la benedì. He actually gave her happiness by giving her the name Suki. E le diede la felicità dandole questo nome Suki. Well, what was her qualification? E qual era la sua qualifica? She just wanted to serve. Lei voleva semplicemente servire. She didn't try to get up front so she could be in front. She just wanted to serve. Non cercava di mettersi avanti, andare davanti a tutti. Lei semplicemente voleva servire. She took the humble position. Aveva preso questa posizione umile. And she served. E serviva. Not asking for anything, just service. Non chiedendo null'altro che servizio. This is Vaishnava. Questo è il Vaishnava.
I'll tell a story about Janakinath. Adesso vi racconto una storia di Janakinath. Which just illustrates the same quality. Che vi illustra questa stessa qualità. We were traveling in the United States together. We were going from one city to another. Stavamo viaggiando insieme negli Stati Uniti, stavamo passando da una città all'altra. So I was flying from Detroit to Boston. E quindi avevo preso un volo da Detroit a Boston. And that same day there was Ratha Yatra. E quello stesso giorno c'era Ratha Yatra. So we arrived just before the Ratha Yatra. Quindi siamo arrivati proprio appena prima dell'inizio del Ratha Yatra. And they said, Maharaj, you got to lead the kirtan. E mi dissero, Maharaj, devi guidare il kirtan. I just got off the plane. Ero appena sceso dall'aereo. And now I have to lead a two-hour kirtan. E dovevo guidare, condurre due ore di kirtan. So I said, okay, I'll lead. E così dissi, va bene, ci provo. So for 2 hours we were going through the city and in the park, and I led the whole thing. E quindi per due ore abbiamo attraversato la città cantando fino a un parco. It was over. E poi è finita. Then they said, Maharaj, you have to give the Sunday feast lecture also. E poi mi dissero, Maharaj, devi dare la lezione per la festa della domenica. And I said, no way, Jose. E io gli ho detto, non, oggi scordatevelo, oggi non se ne parla neanche. That's just an English, you know, slang statement. È un'espressione inglese molto. So I said, I can't. I'm so tired. E dissi, non ce la faccio, sono troppo stanco. So Janakinath was there. E c'era Janakinath presente. I said, you got to give the lecture. E gli dissi, dai tu la lezione. He said, well, they want to hear you. E lui disse, ma io volevo ascoltare te. I said, maybe not, but not today. They're not going to hear me. E gli dissi, io dissi, oggi proprio no. Oggi non mi sentirai. They're not going to hear much at all. So I said, you give the lecture. E quindi gli dissi, dai tu la lezione. So, I mean, he fought with me for a while, and then he said, all right, I'll do it. E poi abbiamo discusso un po', alla fine ho detto, va bene, faccio la lezione. I decided to hide and listen to his lecture, so he couldn't see me. E ho deciso di nascondermi e ascoltare la sua lezione, in modo che non mi vedesse. And he gave the lecture. E ha dato la lezione. Now, when Janakinath gave lectures, he didn't just speak. E quando Janakinath dava la lezione non parlava. He had the ability to bring everyone into the class. Aveva l'abilità di portare tutti dentro la lezione. He made the class interactive. Lui rendeva la lezione interattiva. He knew how to ask questions and pose, you know, subjects so everyone could be part of the class and it would be like a big discussion. Sapeva come fare le domande giuste, come coinvolgere, tirare fuori gli argomenti giusti in modo che tutti fossero coinvolti nella lezione. So I was listening to the class and it was like, is this a class or a kirtan? E così io ascoltavo la lezione di nascosto e a un certo punto ho detto, ma cos'è questo, una lezione o un kirtan? And the devotees were just like laughing and talking and I was thinking, maybe I should see, but no, if he sees me then he's going to get nervous. So e i devoti ridevano, parlavano e erano tutti in estasi e io ho pensato, forse mi devo far vedere, ma... And then the devotees came up to me after and said, wow, that was great. E poi un devoto è venuto da me e mi ha detto, ma è stata una lezione grandissima, grandiosa. That was one of the best classes I ever went to. È stata la lezione più bella a cui ho partecipato. I said, yeah, it's because I didn't do it, yeah. E gli ho detto, sì, perché non l'ho data io. He did it. So that was just one of his outstanding qualities. He just knew how to bring the whole class into the class and quindi, would just be this. Questa era una delle sue qualità speciali, riusciva a coinvolgere tutti i partecipanti nella lezione. One time, I'll tell another story about it. Vi racconto un'altra storia. We were also in Detroit. We're on our way to Hartford, Connecticut. And we were having programs every night and I was so tired. Un'altra volta eravamo sempre a Detroit e ero scappato dal Connecticut ed ero così stanco. So I said, what time is our flight to Hartford? E chiesi a che ora è il nostro volo? So he said it's at 11 minutes past 9 in the morning. E lui disse alle 9:11 di domani mattina. I said, that doesn't sound right. Because they don't make flights like odd numbers like that. They make it on the five, you know. I said, you sure?
Ma non mi sembrava un orario corretto, perché? He said, yeah, 9:11. Di solito fanno 9 e 5, ma questo 9 e 11 mi sembrava strano. Ma sei sicuro che è giusto? So I said, all right. So we got to the airport and we got to the desk and the lady said, 9:11 is the arrival of the flight in Hartford. So he gave me the arrival time. Quindi siamo arrivati all'aeroporto e all'imbarco ci dissero no, le 9:11 è l'orario dell'arrivo dell'aereo nell'aeroporto. So we missed the flight. Quindi praticamente avevamo perso il volo. And I was supposed to go to a Sunday feast program. And you give a lecture and then you know two lectures actually. E io dovevo fare la lezione della festa della domenica e poi avevo altre due lezioni in programma. So I said to the lady, is there any other flights? Allora chiesi alla signorina, c'è qualche altro volo? There's only standby flights. Ci sono solo dei voli in ritardo. Standby means if there's an opening you can get on, but if there's no opening you can't. Ci sono solo dei voli in lista d'attesa. So they said there's one opening only on this one flight. Ma c'è solo un'apertura su uno di questi voli, un posto libero su uno di questi voli. So they said, Maharaj, you go because you have to give the lecture. And I was with two other devotees. Ero con altri due devoti, Jankinath e altri due devoti, ma mi dissero vai tu, Maharaj, che devi dare la lezione. So I got on the flight and I was just ready to take off. Quindi ero già sull'aereo e stavo per decollare. And Janakinath and my other assistant, they both walked on the flight and said, we got seats too. E Janakinath e gli altri due salirono sull'aereo e dissero, abbiamo trovato dei posti anche per noi. And so we had a stop at another place before we actually reached our destination. And we had to change flights. E quindi again. Abbiamo dovuto fare dei cambi di aereo prima di arrivare alla destinazione. So on the plane, Janakinath's preaching and he's giving out, you know, mantra cards. Sull'aereo Janakinath si è messo a predicare, a dare in giro dei biglietti col mantra. And then we landed. Alla fine atterrammo. And we're waiting for our next flight. E stavamo aspettando la connessione, il volo successivo ed eravamo in sala d'attesa. And then he starts distributing books to the people in the waiting room. E lui ha cominciato a distribuire libri alle persone in attesa. And he distributed about 5 or 6 books. E distribuito circa 5 o 6 libri. And then this nice family came up to us and said, oh, can you tell us about Krishna? Poi una famiglia è venuta da noi e ci disse, ma ci potete parlare di Krishna? Sure, we got nothing else to do. E certo, non abbiamo altro da fare. Non facciamo niente. So we were preaching to this nice family and they were taking books also. E così abbiamo predicato a questa bella famiglia e ci hanno preso anche dei libri. And so, I mean, he messed up the flight information, but we wound up meeting so many people and distributing books. Quindi anche se lui aveva sbagliato l'orario dell'aereo, ma abbiamo incontrato così tante persone, abbiamo predicato e ha distribuito libri a così tante persone. Turned out great. E quindi si è trasformata in una cosa grandiosa. So Krishna used him to help us preach. We would have never met these people if we were on our direct flight. Quindi Krishna l'ha usato per incontrare predicare a tutte queste persone che non avremmo incontrato se fosse stato un volo regolare. So that was Janakinath. Questo era Janakinath. Yeah, he's a very sweet and very special devotee. I think a few of you do know him here, right? Era un devoto molto dolce, molto speciale. Forse alcuni di voi lo conoscono. Vishaka, you know him? Okay. I know Parabhakti knows him. Yeah. Yeah, because he used to come here when I would come here for the kirtan programs also. Yeah. Parabhakti e Vishaka se lo ricordano perché veniva proprio ai festival di Kirtan. You know what he did when he first got cancer? Sapete cosa ha fatto appena saputo di avere il cancro? He had a cancer operation in 2017. Ha fatto una operazione chirurgica per il cancro nel 2017. So after the operation he's supposed to rest. Dopo l'operazione avrebbe dovuto riposare. So the nurses came into the ward where he was supposed to be. Quindi they couldn't find him. L'infermiera è venuta nella stanza dove doveva stare, ma non lo trovò. He's distributing books to the other cancer patients. Stava distribuendo i libri agli altri malati di cancro. In the other wards. Nelle altre stanze.
And he's not like a person who just gives you a book. He talks to you, he finds out who you are, he's like, he's your friend. E non era una persona che ti dava il libro e andava via, era una persona che faceva amicizia, che parlava con te. And then what he did after having he had a second operation? E cosa fece dopo aver avuto il secondo intervento? Now he's from Bhaktivedanta Manor in London. Lui era del Bhaktivedanta Manor di Londra. So what he did, he organized a retreat for all the cancer patients in the hospital. Lui ha organizzato un ritiro per tutti gli ammalati di cancro in ospedale. 35 cancer patients who never knew anything about Krishna. 35 pazienti came di cancro. To Bhaktivedanta Manor. Che non avevano mai sentito parlare di Krishna, sono venuti al Bhaktivedanta Manor. And including some of the nurses and doctors too. Inclusi le infermiere e i dottori. Because he makes friends with everybody. Perché lui faceva amicizia con tutti. And he had this three-day retreat. E alla fine ha fatto questo ritiro and di tre people, giorni. They didn't know anything about Krishna. E queste persone non sapevano niente di Krishna. But they liked him. ma loro erano so attaccati a lui. And they're chanting, they're going to bhajans, they're learning about the philosophy, they're meeting the devotees and just being part of the whole program. E così sono venuti al tempio, hanno cantato, si sono associati coi devoti, ha seguito i programmi, ha preso prasada. And then, later on, some of these same cancer patients actually passed away because of cancer. E più avanti, alcuni di questi pazienti, di questi malati di cancro, hanno lasciato il corpo. But they got Krishna's mercy. Ma avevano ricevuto la misericordia di Krishna. Because of Janakinath. Questo era Janakinath. Can you imagine organizing a retreat for cancer patients? Potete immaginereste di organizzare un ritiro per malati di cancro? It's never been done before. Non era mai stato fatto prima. But he did it. Ma lui l'ha fatto. By himself. Da solo. And then he got the help of the devotees at the manor to organize the program, and it was beautiful. There's actually a video. E poi i devoti del manor l'hanno aiutato a organizzare il programma, e c'è anche un video. Showing the whole program. And some of these people, they don't know anything about Krishna. Ma erano persone che non sapevano nulla di Krishna. But they liked him. Ma lui piaceva loro. Some people used to say that we don't know anything about Krishna, but we sure like Prabhupada. Come dicevano alcune persone, noi non sappiamo nulla di Krishna, ma di sicuro ci piace Prabhupada. Jai Sri Sri Radha Braja Sundari Ki. So this is the glory of a devotee. Devotee represents the Lord. Queste sono le glorie di un devoto, dei devoti. I devoti rappresentano il Signore. Every devotee represents the Lord in some capacity. Ogni devoto rappresenta il Signore in una certa misura. So to serve the devotees is really the best, the highest form of service. Quindi servire i devoti è veramente il servizio più elevato. When somebody asks Srila Prabhupada, what is the most important thing in our execution of Krishna consciousness. Quando qualcuno chiedeva a Prabhupada qual è la cosa più importante nell'esecuzione del servizio devozionale, Prabhupada diceva ci sono tre cose che sono le più importanti. I try to remember these three. Okay. Cerco di ricordarmele tutte. Association. L'associazione. Association. L'associazione. Association. E l'associazione. In that order. In quest'ordine. So in Hare Krishna. So in association we chant. In association we develop relationships with other devotees. In association we get purified. In compagnia dei devoti noi cantiamo, noi sviluppiamo la relazione con gli altri devoti e ci purifichiamo. In association we receive transcendental knowledge. In associazione riceviamo la conoscenza trascendentale. Association with devotees is the foundation for everything successful in devotional service. La compagnia dei devoti è l'elemento più importante per avere successo nel servizio devozionale. So no matter if you're having any difficulty and you think, well, I need to get away, no. Get closer. Non importa le difficoltà che avete che vi fanno pensare di andarvene, no, in quel momento andate più vicini. All your problems will go away in due course of time in association of devotees. Tutti i vostri problemi se ne andranno nel corso del tempo se vi associate coi devoti.
So how valuable devotee association. So when a devotee leaves, it's a great, great heartbreak because that devotee has done so much to spread Krishna consciousness, and that separation causes us to feel unhappy. Quindi quando un devoto se ne va, e un devoto che ha fatto così tanto nella coscienza di Krishna, è un'esperienza che ci spezza il cuore. Okay, I don't have a lot to say. Non ho molto altro da dire. Can I tell you something funny? Would you like to hear something? Volete sentire funny? Qualcosa di simpatico? Maybe you don't think this is funny, but I think it is. Magari a voi non sembrerà simpatico, ma a me piace. You know, sometimes we get a new devotee in our movement. A volte arrivano i nuovi devoti nel movimento. And we say, you got to go out on books. E gli diciamo devi uscire a dare libri. He doesn't know anything. Ma lui non sa nulla. But he surrendered. Però si abbandona. So they did this to one devotee in the U.S. E quindi è successo questo a un devoto in America. Very new devotee. Un devoto molto appena arrivato. So they gave him some books. Gli diedero dei libri. So he's distributing. E cominciò, andò a distribuirli. He meets one very nice man. Incontrò una brava persona, un uomo. And he gives him a book. E gli diede un libro. And the man's looking at the book. E l'uomo guardò il libro. And he looks, turns it on the other side, and he sees Prabhupada's picture. E girando la copertina vide l'immagine di Prabhupada. And it says A.C. Bhaktivedanta Swami. E quest'uomo disse A.C. Bhaktivedanta Swami. So the man said, what does A.C. mean? Ah, scusate, il devoto gli disse questo A.C. Bhaktivedanta. E la persona disse cosa vuol dire A.C. A.C.? So the devotee thought, all right, A.C. means always cool. il devoto nuovo disse invece che Abhay Charanaravinda disse è sempre cool, è sempre cool. Always cool. Come si dice cool? È sempre. That's okay. Cool. You're always cool too. And the man said, oh, thank you. E questa persona disse, oh, grazie. Yeah, he believed it. E comprò il libro. So if you forget, you can use that one. Quindi se vi dimenticate, voi potete aggiungere questo mantra quando distribuite i libri. So this is what happens in Krishna consciousness. Questo è quello che accade nella coscienza di Krishna. Yeah, we don't know what's going to happen next. Non sappiamo mai cosa accadrà dopo. But Krishna consciousness is the most exciting thing in your life. You can't find anything more exciting. Ma la coscienza di Krishna è la cosa più entusiasmante della vostra vita. Non troverete mai niente di più bello. Prabhupada said in Srimad Bhagavatam, everything is there. Everything you need to know and more. Srila Prabhupada diceva nello Srimad Bhagavatam c'è tutto quello che possiamo sapere o voler sapere. And the most important thing is too association with devotees and chanting Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. E le due cose più importanti sono stare in compagnia con i devoti e cantare i mantra. How many of you were, when you were children, maybe you still do it, how many of you played this game called hide and seek? Quanti di voi da bambini, o magari lo fate ancora, giocavano a nascondino? I played it a lot. Yeah. Io ci ho giocato tanto. So Radharani is there, Krishna is there, the gopis are there. Quindi c'erano Radharani, Krishna e le gopi. And Radharani, I mean, Krishna and the gopis, they have to hide and Radharani has to find. Quindi Krishna e le gopi dovevano nascondersi e Radharani doveva cercarli. So the gopis hide and Krishna hides and Radharani, she's hiding her eyes now, they say, okay, and then she comes out and she has to find everybody. E così Krishna si è andato a nascondere, le gopi si sono nascoste e Radharani ha finito di contare, ha detto, arrivo. Okay. Grazie. And so she's going, looking, 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 and every time she gets near a gopi,
The gopi laughs. E così Radharani ha cominciato a cercare, ma ogni volta che si avvicinava alla gopi, la gopi non si riusciva a trattenere e si rimetteva a ridere. They have so much love for Radharani that when she gets close, they can't stay quiet. Perché amano così tanto Radharani che appena Radharani si avvicina non riescono a contenersi. And they laugh. E si mettono a ridere. She catches all the gopis. E così le ha beccate tutte. Now she has to find Krishna. E poi si è messa alla ricerca di Krishna. And so she's looking this way and that way. And every time she comes close to Krishna, Krishna moves and he rehides in another place. E allora ha cominciato a avvicinarsi a Krishna, ma ogni volta che lei si avvicinava, Krishna cambiava nascondiglio. She can't find Krishna. E lei non riusciva a trovarlo. And she's looking this way and that way, and Krishna's going one place. He's hiding. He's good at hiding. Cercava di qua e di là, ma Krishna cambiava nascondiglio e Krishna è molto bravo a nascondersi. Now he goes really far away. Si era allontanato veramente tanto. And she's thinking, I gotta find that rascal. E lei cominciò a pensare, devo trovare quel mascalzone. And so she comes up with a plan. Allora Radharani gli venne in mente fece un piano. She starts singing. Cominciò a cantare Hare Krishna mantra, il mantra Hare Krishna so sweetly, in modo così dolce with so much love, con così tanto amore and Krishna freezes, e Krishna rimase surgelato. He can't move. Non riuscì più a muoversi. And then she catches him. E così lei l'ha beccato. And she said, I caught you. E disse, t'ho preso. He said, you cheated. E Krishna disse, ma tu hai imbrogliato, hai barato. And she said, no, you're just a bad loser. That's all. E lui disse, no, tu non sei capace di perdere. So this is the way to catch Krishna, Hare Krishna. Quindi questo è il modo per prendere Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are all together this weekend to glorify the Lord and inspire each other in our devotional service. Quindi siamo by tutti doing the spiritual worship, chanting Krishna's holy name and dancing. Quindi siamo qui tutti insieme in questo fine settimana per cantare insieme le glorie del Signore e danzare tutti insieme. So I'll stop there because things start soon. Mi fermo qui perché il kirtan comincerà presto. So if there's any comments or any questions on anything. Commento, domande o qualsiasi altra cosa? Oh, okay. Yes. Maharaj, I just want to know if you can. I mean, it's a deep question. How does the relationship between guru and disciples continue when the disciples are no longer here and the guru is physically present? Prabhupada. Volevo sapere riguardo la relazione fra guru e discepolo, quando il discepolo se ne va o il guru se ne va, che cosa avviene? Prabhupada said that the relationship between disciple and guru is eternal. Prabhupada ha detto che la relazione fra guru e discepolo è eterna. He said we will have our ISKCON in the spiritual world. Disse che avremo la nostra ISKCON nel mondo spirituale. And I will be there and you'll all come and we'll have our ISKCON here in the spiritual world. Prabhupada disse, io sarò lì e tutti voi verrete e faremo la nostra ISKCON. The connection between the disciple and the guru is the same as the connection between the disciple or any living entity and Krishna. La relazione fra il discepolo e il guru è la stessa relazione che c'è fra qualsiasi entità vivente e Krishna. Prabhupada talks about the Mayavadis. Parlava dei Mayavadi. They're so-called spiritualists. E che sono cosiddetti spiritualisti. And they worship Guru a lot. E anche loro adorano molto il Guru. Guru, 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 Guru. And Guru is everything. E mettono Guru da tutte le parti. Guru's feet cover the whole universe, you know, Guru. I piedi del Guru coprono tutto l'universo. But their whole program is to worship the Guru, to become the Guru. Ma la loro
unica motivazione, il loro programma è adorare il guru per diventare loro il guru. When they say when you reach perfection, then you don't need the guru anymore because he's just like a ladder that gets you to the top, and then you don't need the ladder once you're on the top. E loro predicano che quando tu raggiungi la perfezione non hai più bisogno del guru, come una scala che quando sei arrivato su la puoi buttare, non ti serve più. But that is not proper, and that is actually offensive. Ma questo non è una coscienza appropriata, in realtà è offensivo. But for Vaishnavas, the guru remains the essence of the devotee's relationship with Krishna. Ma per i Vaishnava è l'essenza della relazione fra il devoto e Krishna. So your relationship with your spiritual master is eternal. Quindi la relazione col maestro spirituale è eterna. Even if your spiritual master somehow goes away or falls down, if you took initiation from that spiritual master, that relationship will remain eternally. Anche se il maestro spirituale se ne va o cade, se tu hai preso iniziazione da lui, questa relazione rimane eterna. And together again, you'll be together again at one point. E a un certo punto ci si ritrova insieme. Because the guru is the manifestation of Krishna for the sake of teaching how to serve Krishna. Perché il guru è la manifestazione di Krishna per insegnarci come servire Krishna. There's Krishna who is serving and Krishna who is being served. Krishna who is serving is guru, Krishna who is being served is the supreme personality of Godhead. C'è Krishna che è servitore e Krishna che è servito. Krishna che serve il guru e Krishna che è servito. So to worship the spiritual master means to worship the spiritual master as if that spiritual master was Krishna himself. He's not Krishna, nor does he claim to be Krishna, but our mood is, that's our way we see our spiritual master. Per questo bisogna adorare il guru come Krishna, perché anche se il guru non è Krishna, è il più caro servitore del Signore. Okay, thank you. It's a very important question here. Very important point to know how important it is that are not important, it's eternal, our relationship with Guru. Hai fatto una domanda molto importante. È molto importante capire la relazione col Guru. Mm-hmm. Anything else? Anyone else? Qualcos'altro? Okay, we can stop here. Thank you very much. So have a wonderful kirtan program. Quindi vi auguro un meraviglioso kirtan, il programma di kirtan oggi. Chant, dance and cante, dansare felice. Cantate e danzate felici. Hare Krishna. Hare Krishna. Dai. Ci sono i Sandamoli Maharaj.